Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Graciosphere e questa sarà l'ultima parte ambientata ad Unima. Esattamente, avete capito bene. Lasceremo Unima in questo episodio, ma lo faremo solo alla fine perché abbiamo un bel po' di cose da fare prima. E ovviamente lasceremo Unima per andare a Kalos, la regione della sesta generazione di Pokémon. Fatemi sapere nei commenti se c'è qualcuno che ha Kalos come regione preferita. E iniziamo subito questo episodio. Come sempre vi ricordo di lasciare un mi piace al video per farmi sapere se state gradendo o meno la serie. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. Commentate, facendomi sapere cosa ne pensate dei Pokémon che prenderemo alla fine di questa parte, nell'interno di questa parte, e qual è il vostro preferito tra i leggendari che andremo appunto a catturare. E iscrivetevi al canale, ve l'ho già detto. Condividete il video con tutte le persone che potrebbero essere interessate a un videogioco di questo tipo. Detto ciò, iniziamo. Eravamo qui sul percorso 20, vi faccio vedere la mappa perché questa vuole essere anche una guida, quindi giustamente vi faccio vedere anche dove siamo. Siamo qui ad est, meglio ad ovest, scusatemi, di Virbank City, che sarebbe Zondopoli. Abbiamo aperto appunto la via qui dopo aver parlato con la professoressa Raglia, dopo aver battuto la Lega di Unima, e possiamo quindi proseguire. Avevamo già affrontato il Team Rocket. Appena uscita da qui ci sarà il Team Rocket pronto ad affrontarvi. Però l'abbiamo conciato per le feste e l'abbiamo mandato al bar. E a questo punto iniziamo ad affrontare gli allenatori di questo percorso 20. Salve! Some villains tried turning my Haxorus against me. Attenzione, alcuni villain, alcuni cattivi hanno provato a rendere Haxorus aggressivo, a ritorcerlo contro questo povero allenatore. Allora, contro Haxorus io andrei di Brick Break. Ok, Damn Power non mi fa tantissimo, Brick Break gli fa già di più. Iperraggio fa male, però lui ora dovrà ricaricarsi e noi possiamo andare di Brick Break e concludere quindi questa battaglia contro Haxorus e il povero allenatore Roder. Oh, quando i bambini fanno oh, quando perdono. Allora, super pozione. Andiamo a ricaricare il nostro Pignite e chi potremmo mettere davanti? Oshawott? Proviamo a mettere davanti Oshawott, dai. Deve farsi un livellino. Il nostro bellissimo Oshawottino che ce l'ha fatta fino alla fine. Qua tra l'altro possiamo prendere dei Pokémon nuovi, quindi cerchiamo se ci sono dei Pokémon nuovi. Come sapete sto anche facendo un Living Dex. E troviamo subito un Pokémon nuovo. Il buon Among Us, che è diventato mezzo meme per via di Among Us, il videogioco che andava di moda forse qualche mese fa, ora non è più così tanto di moda, qualche anno fa magari. Il tempo di Among Us è un po' scemato, un po' finito. E intanto Oshawott si fa un livellino alla faccia di Among Us. Among Us, o come cavolo si chiama. Oshawott ovviamente non si può evolvere, continuiamo a cercare mentre andiamo a sfidare questo Pigliamosche. What is a Pokémon fans favorite place to go in France? Attenzione, questo teaser alla Francia. Teaser alla Francia perché, come ben sapete, Kalos, ovvero la regione della sesta generazione di Pokémon X e Y, è basata sulla Francia. Ice Beam. Subidrill. Attenzione, non è super efficace, mannaggia me. È vero perché è quell'altro veleno, lei non quell'altro volante. Essendo quell'altro veleno manderei... No, Crocodile però... No, dovrebbe essere giusto, vai, mandiamo Crocodile. Mandiamo il buono Crocodilino e facciamo una frana. Brick Break va bene. Oppure colpo addirittura. Appunto perché Frana non ce l'avevamo più, l'avevamo tolto per colpo. Come vedete colpo fa dei danni atroci. Senza nemmeno essere super efficace l'ha shottato. Paras non c'è problema perché noi continuiamo con colpo. Easy. E Armaldo, altro colpo. Non lo shotterà però perché non è molto efficace. E si andrà a confondere. Allora, Armaldo dovrebbe essere roccia coleottero se non sbaglio. Quindi io ci manderei... chi ci manderei? Ci manderei Oshawott in realtà, ma ora che non resiste a un attacco di Armaldo. Vediamo se il grande Oshawott riesce a resistere. Crash Claw? Ok, ha resistito. Però mi sa che non attaccherà mai per primo, vero? Quindi devo sostituirlo di nuovo, non va bene. Oppure posso ricaricarlo. Bag? Andiamo con una iperpozione su Oshawott. Che vi ricordo avere difesa speciale aumentata grazie alla Eviolite. Bug Bite. E questa volta ha resistito. Andiamo quindi di Geloraggio. Ah, peccato, non è super efficace. Ah, e si aumenta pure l'attacco. Andiamo di Surf. Questo è super efficace. Buono.
Buono, buono, buono. Addio Armaldo, sconfitto da Oshawott. E Crocodile sarà a livello 52. Ora Galvantula, tipo Elettro e Coleottero. Essendo Elettro Coleottero, io manderei... Non manderei Amphizant, ma manderei Pignite. Mandiamo il buon Pignite. E contro Galvantula andremo di Heat Crash. Ok, Signal Beam non mi fa quasi nulla. Ah, però mi ha confuso. Infame di un Galvantula. Infame! Muori. Heat Crash. Disintegralo. Ecco fatto. Non si deve permettere di confondere i miei Pokémon. Yanmega. Contro Yanmega invece mando molto volentieri un Pheasant. Così si fa un livellino. E vediamo un po', se si dovrebbe riuscire a farselo. Andiamo di Aerosalto. Dovrebbe bastare. Yanmega non ha molta difesa. Invece no. E invece no. Sono stato fottuto. Andiamo di Aerosalto di nuovo. E addio Yanmega. Ecco il livello 49 per Amphizant. E Kriketun verrà ucciso ancora da Amphizant. Andiamo questa volta con volo. Evitiamo suo Night Slash. E suo Notte Sferza. E disintegriamo questa sirena ambulante. Paras! Paras! Cosa c'è di Paras? I have dreams. Tu, you know. Ah, ha sogni anche lui, giustamente. Poverino. Io pensavo che fosse un NPC inutile. Invece anche lui ha sogni nel cassetto che vorrebbe fare. Che vorrebbe realizzare. Poverino. Cerchiamo un altro po' di Pokémon selvatici qui nel frattempo. Ancora Amungus. Amungus. Basta Amungus. O Amungus. Come cavolo ti puoi pronunciare. Vattene. Oh, Sunflora. Già catturato però. Da parecchio tempo. Dato che vi ricordo che il Living Dex di Yoto l'abbiamo completato. Abbiamo completato anche quello di Kanto. Ci manca un solo Pokémon. Da quello di Hoenn. E mi sembra abbiamo completato anche quello di Sinnoh. Andiamo a catturare questo Maraptus che è nuovo. Ecco qui. Vieni, vieni qui, bel Maraptusino. Anzi, bella Maraptusina. Dato che è una femmina. Ecco qua, preso. Pokémon Cactus. Ecco fatto. E cerchiamo un altro po', vediamo se esce qualche altro Pokémon interessante, nuovo. No, di nuovo Sunflora. Vergognati Sunflora, non è la tua regione questa, vai via. Ultimo tentativo, poi andiamo via. Vediamo un po' chi esce. Amungus di nuovo, ok basta, andiamocene. Abbiamo cercato abbastanza direi, no? Siamo soddisfatti. Allora, qui troviamo uno strumentino che è una cura totale, niente male. Poi qui sotto niente, c'è semplicemente un po' di erba. Non quella che pensate voi malandrini. I just started my journey. Questa ha appena iniziato il suo viaggio, quindi avrà dei Pokémon a livello 2. Perché tecnicamente vi ricordo che noi stiamo andando verso Alisopoli. E il bianco e nero 2, sì ok, Tepig a livello 44 però, va bene. Sarebbe stato bello se l'avesse avuto tipo a livello 5. E comunque vi dicevo che... In bianco e nero 2 si inizia da Alisopoli, noi stiamo andando verso Alisopoli, quindi qui ci sta che ci siano gli allenatori che stanno invece iniziando il viaggio. Quindi cosa dici ora? I'm so afraid. Quella due ok? L'abbiamo traumatizzata. E lì, ecco qua, troviamo N, proprio lui, il fan favorite, personaggio fan favorite per eccellenza. N, attenzione. I tuoi Pokémon, le loro voci sono così... Pure ci dice, pure le voci. Perché lui vi ricordo che parla con i Pokémon, riesce a capire i Pokémon. Non sei un allenatore? Beh, lo sei. Allora perché i tuoi Pokémon sono così felici? Davvero li vedi come amici? No, non può essere così semplice. Ma mi hai dato da pensare. Niente, N arriva qui. E ovviamente sappiamo che la missione di N era quella di liberare i Pokémon dalla tirannia degli allenatori, no? Il Team Plasma l'aveva soggiogato, l'aveva sfruttato, appunto gli aveva fatto avere questo pensiero. E appunto lui ha questa missione, liberare i Pokémon dagli allenatori. Però il solo vederci con i Pokémon felici gli ha fatto cambiare idea. Bene così, proseguiamo. Salve. Ci chiede come stiamo. Come stiamo ragazzi? Scrivetelo nei commenti come state. Così diamo una bella risposta al nostro Jerome. Allora, io farei Revenge. Ecco qua, altra Revenge. Aia, buon Rush, basta colpirmi. Crepa, via. Vedete che aver lasciato Vendetta Oshawott è servito.
Dunsparce tipo normale, manderemo Finit. Ma dove avete visto l'evoluzione di merda che hanno fatto a Dunsparce in Scarlatto e Violetto? Che schifezza, ragazzi. Dunsparce è un meme vivente, quel Pokémon. Takedown, vai, suicidati. Sarebbe stato una cosa migliore, guarda. Avresti fatto proprio la conclusione perfetta a questo mini discorso che ho iniziato sul tuo essere un meme. Ti saresti suicidato con il contraccolpo. Ma quanto sei forte? Mai forte abbastanza? Non vi potete evolvere, ragazzi, mi spiace. Ash è un tiranno che non fa evolvere il suo Pokémon. Eppure siete felici, a quanto pare. Secondo N. Quindi, zitti e sucate. Allora, Pokémon, andiamo a mettere davanti il buon Amphezant, il buon Fagianone, eccolo qui. Andiamo a prendere questo strumento. Sticky Barb. E qui sotto mi sa che si va avanti, eh. Sì, sì, mi sa che qui si va avanti. Mentre qui sotto andiamo a prendere un altro strumentino che è un Max Revive. Da non perdersi, anzi da leccarsi i baffi questo Max Revive. Torniamo su. Altro Pokémon selvatico, vediamo un po' chi è. Un Mincino che vado a prendere, perché vi ricordo che uno lo dovrei scambiare per Zorua. Quindi prendiamoci questo Mincino. E uno lo dovrei evolvere in Cincino. Non so se si trovi allo stato brado Cincino, la sua evoluzione. Ok, preso. Bella lì. Proseguiamo. Qui sopra. Pledge Groove. E abbiamo trovato, anzi Grove, e abbiamo trovato il primo leggendario di questo episodio, ovvero Keldeo. Keldeo che tipo è? Dovrebbe essere tipo acqua, forse? Beh, nel frattempo salviamo. Vi ricordo che io molti leggendari di quinta gen manco li ho mai trovati quando giocavo io per i cavoli miei, tipo Keldeo mai visto in vita mia. Quindi vediamo di catturarlo. Salve Keldeo. Non ho visto il suo film, non ho visto niente di questo Pokémon. So solo che esiste. Andiamo di Electrococcola, infatti è super efficace. Ecco fatto. Vai ancora di Nuzzle. E un'altra Nuzzle non dovrebbe ucciderlo. Ah, ora sì, perché si è preso il contraccolpo. Infame. Allora andiamo di Fastball. Dovrebbero essere buone contro di lui. Vai. Ho fatto un po' di scorta di Pokéball tra questa parte e la precedente. Vediamo un po' come va la cattura. Dai! Poteva fare cattura al primo colpo. Sacred Sword, attenzione. Attenzione, il Keldeo. Vai, vai. Prendilo, prendilo. E si gode. Tra l'altro vita gialla, cioè un catch rate altissimo sto Pokémon qui. Alla seconda Pokéball. Colt Pokémon. Ecco, acqua lotta. Bella lì. E quindi abbiamo preso il buon Keldeo. O Keldeo, che dir si voglia. A questo punto si continua. Allora, andiamo a fare un saveino tattico. Ecco fatto. Sempre quando si cattura un leggendario conviene salvare. E rimettiamo davanti a un Amphezant. Vai Fagianone, tu, sono tutte tue le fagiane, vai. Allora, qui abbiamo un altro strumento e un allenatore. Fighting fires is important. Combattere il fuoco è importante. Giustamente, tu sei un pompiere? Non sei un ranger. Va bene comunque. Watchog, attenzione a Watchog. Certo, combattere l'incendio con un castoro può avere senso nel momento in cui magari ti costruisci una diga in 2 secondi. Una diga bella, bella umida, bella bagnata. Però non so quanto serve altrimenti. Bene, tiriamo giù questo Watchog. Poi Diwot, attenzione a Diwot, che si prenderà un fan di foglia di Livan in faccia, così da one shotarlo. Anche se Diwot, lo ripeto, per me è il stato degli starter di quinta gen migliore. Più bello che ci sia. A livello estetico. Davvero tanto bello. Seguito subito dopo da Serperior, che è fighissimo anche lui. Ecco qua, Frillish è entrato solamente per essere fatto a fette. È servito come sushi. Altro Frillish. Vabbè, giustamente questo vuole spegnere gli incendi, quindi al castoro e poi a Pokémon di tipo acqua. Direi che ha anche senso la cosa, no? Che dite? Quindi cosa mi dici? Chiamami se vieni scottato, va bene. Art Scale. Prendiamoci questa Art Scale. Andiamo a vedere qui sopra cosa c'è. Un altro strumento, Rare Candy. Perfetto, una bella caramella rara. E qui penso che il percorso si ricongiunga dove era prima. Have you ever seen a Fire and Poison type? Hai mai visto un tipo fuoco e veleno? Non è mica Salandit a fuoco veleno?
Allora, contro Arcanine io andrei di ritorno. Facciamoli più male possibile, ma quanto fa male il ritorno. Fortissimo. Addio Arcanine. Insegna agli angeli a fare extra rapido. Livanni. Contro Livanni invece mandiamo Pignit. Vai. Ne tiriamo una pigna che se la ricorda per sempre Livanni. Ah no, è vero. L'ho confuso con Lopunny, vabbè, va bene comunque. Ho letto Livanni, pensavo a Lopunny. Però va benissimo comunque perché Heatcrash la sciotta. O lo sciottano, visto se era maschio. Ecco fatto, crepa. Poi Amoongus. Lasciamo ovviamente il nostro Pignit. E dato che credo che Amoongus sia relativamente pesante, andiamo di lanciafiamme. Ecco, non lo sciotta comunque. Attenzione, il Toxic. Ci ha iperavvelenato quella Mungus infame. Vabbè, tanto noi usiamo poi cura totale, quindi arrangiati, fungo di merda. Allora, abbiamo sconfitto anche la tipetta qui. I really wish there was one. I don't know why there isn't a fire poison type. C'è, ed è in settima generazione, è Salandit, giusto? Cioè, Salazzol barra Salandit dovrebbero essere fuoco veleno quello. Allora, Folial. Ok, proseguiamo. E si prosegue. Qui sì, ci ricongiungiamo come vedete al percorso. E siamo arrivati al percorso 19. Allora, qui sopra troviamo Genesect. Via così, un leggendario dietro l'altro. Pim pum pam. E via. Genesect è di tipo coleottero acciaio, se non ricordo male. E quindi coleottero acciaio si beccherà una Nuzzle in faccia. E poi proveremo ad andare di Netballs. Rete Ball, appunto. Eccolo qui Genesect. Altro Pokémon che non è un Pokémon, cioè sembra un robot, roba a caso. Nuzzle, intanto paralizzati. Bravo, Genesect, sei tutti noi. Poi ti prendi un Thunder Punch in faccia. Ecco. Ah sì, Flame Charge, ti aumenti la velocità, intanto sei paralizzato. Aumentatela pure quanto vuoi. Ok, ed ora iniziamo a provare a catturarlo. Come vi ho detto, le Netball sono molto efficace su lui perché non è né pesante, pur essendo un Pokémon tipo acciaio, non è nemmeno particolarmente veloce. Quindi andiamo di Rete Ball perché è un tipo coleottero. Vediamo un po'. Niente. È uscito proprio come se niente fosse. Andiamo ancora di Netball. Dannato. Dannato Genesect, mi ha anche ucciso Pikachu. Vabbè, è a livello 50, quindi è anche corretto che faccia così male. Ma andiamo a Phezant, che magari al tipo coleottero può resistere un po'. E andiamo di Netball di nuovo. Dai, 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 che arriviamo a due leggendari nello stesso episodio. E poi ne arriveranno pure altri. Forza, Netball, forza. Catturalo, per favore. Netball di merda! Catturalo! Magnetrise, ecco, si è pure sollevato dal terreno, non si sa bene per quale motivo. Vabbè, effettivamente non si può prendere attacchi di tipo terra su cui sono super efficaci. Anzi, no, forse no. Sono normalmente efficaci perché terra su coleottero è poco efficace. Terra su acciaio è molto efficace, quindi la somma è che sia normalmente efficace. Quello che non mi piace è che tu non entri nell'attacchio di Netball. Entraci, Genesect. Entraci. Stupido Pokémon. Allora, entra nella Netball. Non è così difficile. A quanto pare lo è. Entraci. Guarda che ti tiro le Timer Ball, eh. È senza quelle Timer Ball, basta. Mi sono rotto le balle. Dov'è la Timer Ball? Qua, vai. Sono passati troppi turni, iniziamo con le Timer Ball. Ah, con la Timer Ball entry! Merda di un Pokémon! Con la Timer Ball è entrato subito! Ma si può! E questo vuole imparare Trespolo, ma vai a Trespolare da un'altra parte. Paleozoic Pokémon! È arrivato il Paleozoico, dai, su. Via, vai al box. E abbiamo preso pure anche Genesect, quindi andiamo a tirare un save di nuovo. L'abbiamo preso ovviamente senza faticare per niente, assolutamente. Non avevamo mica un Pikachu morto e un altro mezzo morto e 350 ball che dovrebbero essere super efficaci contro quel tipo tirate a caso. No, 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 assolutamente no. Intanto però Amphizant è salito di livello e perciò si gode.
Mettendo avanti ora i panni. E proseguiamo. Salve allenatrice. I help run a ranch with my family. Oh, lei aiuta a condurre un ranch con la sua famiglia, la cara Ellie. Attenzione, Ellie di The Last of Us, proprio lei, con la serie che sta per uscire. Così, dal nulla, è arrivata Ellie. Allora, Marip. Ah, ma tu aiuti a condurre un ranch, quindi hai solo pecore. Non sei sarda, vero? No. Guarda, non so nemmeno cambiare Pokémon, tanto. Il bello è che non hanno nemmeno statico. O se ce l'hanno, fortunatamente non si sta attivando. Quindi non vengo paralizzato. Io dicevo, non mi metto nemmeno a cambiare Pokémon perché danno talmente pochi punti esperienza. Eccolo, eccolo lo statico, lo sapevo che arrivava. Infame di uno statico, perlomeno è arrivato alla fine. Ma contro Ampharos avrei potuto cambiare Pokémon, effettivamente. Mandare il mio bel Crocodile. Azza. La super efficacia. Bella così. That was something. Non rivolgermi mai più la parola. Grazie per il tuo aiuto, Ampharos ha imparato molto. Ma cosa hai imparato che è morto in 2 secondi? Cosa avrebbe mai potuto imparare il tuo Ampharos di merda? Allora, Fulial. Con calma. Sempre con calma. Andiamo con questa volta Oshawott davanti. Dato che Livanni si è fatto livello 51. Qui sotto non c'è niente? Dai, nessun Pokémon, davvero. Vediamo un po' chi appare in questo percorso. Appare ancora Maractus. Magari i Pokémon sono gli stessi dell'altro percorso. Quindi nel frattempo andiamo a battere questo allenatore. Are you here for the new gym? Sei qui per la nuova palestra? Sì, effettivamente sì. Finalmente qualcuno mi fa una domanda consona. Sono qui per la nuova palestra perché vi ricordo che la professoressa Aralia ci ha detto di andare a fare un po' di pratica al nuovo capo palestra. Allora, Absol è di tipo buio, quindi Revenge se lo becca tutto a Onna. Ecco qua, Vendetta. Vendetta vera, non finirò in galera. È questo che dice Oshawott quando attacca con Vendetta. Vendetta vera, non finirò nel box, anzi. Allora, Dodrio contro Dodrio io manderei... Ma sapete che mando Pignite? Perché Dodrio non dovrebbe pesare tanto. È un bel marchio a fuoco, come cavolo si chiama la sua mossa Hit Crash. Dovrebbe fargli parecchio male. Ah, Jump Kick, attenzione. Invece non gli fa un cavolo. Bene, andiamo di Flamethrower allora. Dovrebbe fargli un po' di più, appunto. Niente, Dodrio pesa più di quanto pensassi. Wall Rain, tipo acqua ghiaccio. Mandiamo il buon Livanni. Eccoti qui. Allora, adesso dovrei affettare anche questo trichecone, ok? Riesci a one shotarlo? No, di pochissimo! Cacchio! Di pochissimo! Vabbè, fai lacerazione e via. Peccato, se avesse one shotato pure Warning, davvero sto Pokémon. Assurdo. Assurdo proprio. Allora, quel pescatore mi sa di Pokémon che avrà Pokémon di tipo... Cioè, mi sa di allenatore che avrà Pokémon di tipo acqua. Quindi andiamo con Livanni. Have you found a good rod before? Questo ci chiede se abbiamo trovato un amo buono. Sono 2 regioni che ci abbiamo l'amo buono. Svegliati fuori, Sid. Allora, andiamo di Leaf Blade. Anzi, abbiamo ottenuto il Super Amo in questa, alla fine di questa regione. Super Amo che per adesso è letteralmente inutile. Potete fare tutto quello che dovete fare con l'amo buono. E o l'amo vecchio. È ironico che l'amo vecchio sia più utile del Super Amo. Però è così. Ok, ecco la pelle di vetro che ci fa male. L'abilità di Carvagna. E poi Whiskash. Tutti, pure acqua terra, guarda, meglio di così non si poteva chiedere. Danno 4 per e addio. E abbiamo battuto anche questo qui che dice pescare è la mia vita. Are you saying you've seen dozens of fishermen before? Ah, wow. Stai dicendo che hai visto dozzine di pescatori prima di me? Non è che sei speciale perché sei un pescatore, voglio dire, eh? Allora, usiamo un po' di pozioncine qui, tanto dovremmo avere quasi finito questo percorso, tra l'altro. Quindi rimettiamo un po' in sesto così la squadra, senza sprecare ulteriori pozioni. Anzi, super pozioni. Lì sopra c'è uno strumento che mi stavo per perdere. E qui avremo un Breviary, attenzione, nuovo! Allora, se non entra nella ball ora, il mio Livanni molto probabilmente tirerà le cuoia, schiatterà. Morirà.
E c'è una cattura critica, Livani proprio l'ha mind trickato in una maniera incredibile. Cioè gli ha detto o entri nella Pokéball oppure qui sono guai per te, Braviary, eh. E lui giustamente si è affiondato nella ball. Poi troviamo un Expert Belt e un altro Pokémon selvatico, che è un Audino. Grazie Audino, ma non mi servi. Anzi, mi assegni mi dà più punti esperienza del solito ammazzando Audino. Anche in questo gioco. Left you. Ma come ti permetti di curarti? Ma vai Mona, dai, muori, basta. Ok, no, mi dà gli stessi punti esperienza, mi sa, degli altri Pokémon selvatici. Non mi sembravano fossero troppi di più. Scolipad, poco abbiamo catturato tipo al secondo percorso di questa regione. Addio, e qui abbiamo un'altra allenatrice, però dovrebbe essere l'ultima, dato che li vedo al fine del percorso. Karen, che sarebbe Comor, isn't taking any challenges yet. Boomer. Questa è antipatica. Comor non sta prendendo nessuna sfida ora, gnegnegnegne, giunco di merda. Andiamo con Livanni, contro Purugly, e tiriamogli una bella Leaf Blade in faccia. Ecco, risponde con Slash, e allora rispondiamo anche noi con Slash. Via. Avremmo potuto fare Fire Stinger e aumentarci l'attacco, effettivamente. E sarebbe pure andato bene. Perché con Espeon gli facciamo una bella forbice X. Livanni al 53. Ed infine Lapras. Lasciamo Livanni. Oh, quanto mi sarebbe piaciuto aumentarne l'attacco prima. Qui avremmo one-shotato anche Lapras, sicuro. Vabbè, l'abbiamo one-shotato comunque, quindi niente male. E abbiamo battuto Gianco, Giunco, come cavolo ti chiami. Spero che la palestra apra presto. Ho bisogno di quella medaglia. Invece noi ne abbiamo 8, sfigata. E siamo arrivati ad Arisopoli. Allora, cerchiamo il centro Pokémon. Questo ragazzo non ci va a passare, vero? Questo percorso porta alle rovine bianche. Only Karen can say who goes here. Solamente Comor può dire, può decidere chi ci va. Ok, allora andremo a fare 4 chiacchiere con Comor. E lo convinceremo noi a farci passare. Andiamo a curarci i Pokémon. E comunque, come dicevo, siamo arrivati ad Arisopoli, quindi prendiamoci un po' di tempo per esplorarla. Salve! Sono pronta per combattere contro Lenora. È davvero distante da qui, sì, buonanotte, cara. Lenora dovrebbe essere Aloe, se non ricordo male. E è tipo Zefiropoli, è la seconda città che abbiamo visitato. Vai, vai, cammina, che ci metti un po' ad arrivare. We are finally getting a gym leader. The tourists are going to be coming any day now. Oh, questo è contento perché probabilmente ha un negozio, come vedete è vestito da tizio del Pokémon Market. E è contento perché avendo una palestra ora arriveranno molti più visitatori e potrà fare molte più vendite. Tu sembri forte. Forse puoi andare a sfidare Comor al posto mio. Ha bisogno di un po' di pratica. Va bene, ma non puoi andarlo a sfidare anche tu, cioè, anche muori. Comor may be starting up a new gym, but he's already worthy of respect. Ok, Comor comunque è già degno di rispetto, anche senza iniziare a fare il capo palestra. Le rovine bianche sono qui vicino, solo gli allenatori più forti sono ammessi lì dentro, attenzione, un luogo esclusivo. Ah, se qualcuno ha quel Pokémon paleozoico, se ne trovi uno, vieni e mostramelo. Avete capito, signorino, qui? E qual è il Pokémon paleozoico che abbiamo catturato proprio in questa parte? Esattamente, Genesect. Ah, è bello vederti. Ok, questi sono la... questa è la... Come your crook that is doing fine? Ma cosa vuoi da me? Sono la pensione, praticamente. Vedete, c'è ditto. Non voglio allevare niente per ora. Sono il tizio della pensione, ma senza la pensione. Lo so, è strano, ma è così. Sei già entrato nella Lega? Oh, allora sei un allenatore speciale, ma certo che sì. Vuoi imparare Secret Sword? Grazie, ma no. Comunque qui c'è la tipa che mi insegna Secret Sword, se la volete. Chiunque sta aiutando affinché la palestra sia pronta, chiunque tranne me. Allora, andiamo a dare un'occhiata all'ultimo posto di questa città, l'ultima casa anche. I can't wait to start my own journey one day. A questa vuole iniziare il suo viaggio personale. E questa è la casa del nostro protagonista, è la casa del protagonista di Nero Bianco 2, giusto? Nero 2 Bianco 2. There are all kinds of different experience in Unima. Be sure to enjoy them all. Ci sono una serie di nuove esperienze ad Unima, sicurati di godertele tutte. Quella comunque è la casa del protagonista di Bianco 2 e Nero 2. Perché vi ricordo che il protagonista di Bianco 2 e Nero 2, ovvero noi, inizia proprio da Arisopoli. A questo punto, salve, andiamo nel PC, diamo un'occhiata ai nostri due nuovi leggendari.
Allora. Intanto prendiamoci il funghetto da questo Amoongus e andiamo a metterlo dove deve stare. Dov'è il fungus? Eccolo qui. Poi, andiamo a prendere Maractus 556 e andiamo a metterlo nel posto giusto. 556, quindi 46, 52, 58, 56. Mettilo qui. Bella lì. Poi, Mincino, lo muoviamo. Mincino lo muoviamo, lo mettiamo vicino all'altro Mincino. Sempre se lo troviamo, eccolo qua. E poi uno lo scambieremo, barra, evolveremo. Infine, allora, eccolo qui Keldeo, primo leggendario di questo episodio. Capable of taking hits. Ok, justified. E come abilità ha Sacred Sword, come attacchi, scusatemi, Takedown, Aqua Tail e Retaliate. Questo dovrebbe essere tipo il D'Artagnan, no? Il quarto moschettiere. Andiamo quindi a posizionarlo. E sei il numero 647, quindi sei qui. Proprio prima di Meloetta. E dopo Kyurem. Ok, e poi andiamo a prenderci anche... Dov'è l'altro? Eccolo qui, Genesect. 649, ma prima di metterlo nel box, lui lo portiamo un attimo dal tipo che cerca il Pokémon Paleozoico, eh. Frame Charge, Metal Sound, Xissor e Magnetrise. Niente male. Vieni un secondo con me, caro Genesect. Lascio giù un attimo il buon Pinit. E già che ci sono, metto in ordine anche Bravery. Dov'è Rufflet? Dov'è Rufflet? Rufflet, eccolo qui. Perfetto. Ora, con Genesect in squadra, andiamo a mostrarlo al Pokéfanatico che cerca un Pokémon paleozoico. E ci darà un po' di cose interessanti. Salve. Ah, devo metterlo comunque primo in squadra, altrimenti non lo vede. Come anche tutte le altre volte. Ohne, uno, per favore, usa questi. E ci dà il Burn Drive, il Shield Drive, il Doze Drive e lo Shock Drive. Perfetto. Vieni a mostrarmi i tuoi amici ogni tanto. Ma cosa vuoi, maniaco? Allora, a questo punto possiamo dare questi appunto Drive, che sono qui, a Genesect e lui cambia appunto Techno Blast to a Fire Type Move. Essenzialmente ricambia la mossa, cioè non ricambia la forma, non cambia forma, cambia il tipo della mossa peculiare che ha. Credo almeno. Credo. Forse deve impararla, non lo so. Forse devo fargliela reimparare. Comunque, riprendiamoci questo oggetto. Illuminatemi voi nei commenti come funziona la meccanica di Genesect, perché come vi ho già detto tantissime altre volte, i leggendari di quinta gen, tolti Reshiram e Zekrom, non li conosco. Li conosco pochissimo. Allora, 649, giusto? Sì. Vieni un po' qui con me e andiamo a metterti al tuo posto, ovvero qui. Ecco fatto, ora mancano solo Reshiram e Victini come Pokémon leggendari. E ovviamente li prenderemo tutti in questo episodio. Questo episodio durerà magari un po' tantino, ma son convinto che vi piace questa cosa che gli episodi durino tanto. E almeno si chiuderà completamente questa generazione di Unima, la regione di Unima. Eccolo qua, Alisopoli, capo palestra di Alisopoli. In costruzione, entriamo. Colmar dovrebbe essere di tipo normale, giusto? Quindi io metterei davanti Pinit. Vediamo un po'. Eccolo qua, Colmar. Salve! Hello there! Mi dispiace, ma la palestra è ancora in costruzione. Torna quando sarà finita. Oh, ma tu sei Glacial! Ah, carissimo! La professoressa Raglia mi ha parlato di te. Sono sicuro che avremo una sfida interessante. Non dimostrarmi il contrario. Ok, mandiamo Pinit e andiamo. Dovrebbe avere Pokémon tipo normale lui, no? Vediamo un po'. Uno contro uno. Ok, infatti ha Herdier. E noi abbiamo Pinit. Livelli comunque molto simili. Andiamo di Brick Break. Takedown fa parecchio male, eh. Però noi con Brick Break lo one shottiamo. Perfetto. È stato molto difficile. Oh, eccellente. Eccellente, sì. No, grazie, non voglio evolvere Pinit. Sfortunatamente non posso darti una medaglia, ma posso darti questo. E ci dà comunque un MT.
E che già voce. Fa più danni se viene usata più turni consecutivamente. Sentiti libero di entrare nelle rovine bianche. Oh, finalmente. You seem strong enough to handle it. Sembri abbastanza forte da poterlo sopportare. Andiamo. Diamo una curatina al nostro Pignit. Ecco fatto. E dirigiamoci verso l'ultima area della regione di Unima, le rovine bianche, le White Ruins. Andiamo anche un po' di super pozioni, che le stavamo finendo appunto. Prendiamole un po', tanto vedete che i soldi non ci mancano. Quindi prendiamole, ecco fatto, saranno utili anche per la prossima regione. E andiamo. Andiamo verso le rovine bianche, ora il bulletto dovrebbe essersi fatto da parte, eri tu giusto? Ho sentito Karen che ha detto che tu potevi entrare. Buona fortuna. Salve. E qui ci sono un sacco di reclute del Team Plasma. Proprio loro. Il Team Plasma. Andiamo a fare un saveino e iniziamo a combatterle. Qui sta succedendo qualcosa di male, eh? Sta succedendo qualcosa di brutto con tutte queste reclute. Andiamo davanti a Sciavottino e via. Cosa? Ma sono io che chiedo cosa? Kenta. Chiamare in campo Lifeguard. Ho trovato non è proprio il massimo, però andiamo di revenge. Super efficace, buono. Ora colpiscimi per primo, grazie, così ti one shotto. Addio. Poi B-Sharp, tipo buio acciaio se non sbaglio. Quindi lotta gli fa tipo un bordello di male. Mandiamo Pignit. Ho trovato, devo un po' preservarlo perché va bene che sta dimostrando di essere un Pokémon fortissimo, però anche un po' calma, eh. Net slash. E breccia. Ed ora manda Zangoose. Beh, altra breccia. Tipo normale. Addio. Ixisor, attenzione. Perfetto, abbiamo battuto anche Kenta. Anzi, abbiamo battuto solo Kenta per ora. Salve. Siamo la giustizia. Beh, giustamente loro credono di essere la giustizia, vi ricordo. Loro ci credono davvero. Aldith non è come il Team Rocket che sa di essere una merda, che sa di, sanno di essere i cattivi. Loro credono davvero di essere la giustizia. Andiamo di vendetta. E andiamo ancora di vendetta. Non dovremmo morire. Oshawott è invece morto. Peccato. Ha rollato un pochettino più alto di quello che mi aspettassi. Andiamo di Amphizant e con attacco rapido lo tiriamo giù. Vai, qui che attacca. Addio Lipard, è stato bello conoscerti. Oh, non può essere. Invece sì che può essere. Invece sì. Allora, andiamo a resuscitare il buon Oshawott e a dargli qualche super pozione. Ecco qua. Così direi che va più che bene. Anche una pozioncina per renderlo un po' full, full, full. E andiamo avanti. Salve. You think you stand a chance? Pensi davvero di avere una possibilità? Ma certo che sì. Voi pensate di avere una possibilità in caso? Oh, bello, sti Viper. Allora, qui direi di cambiare Pokémon, però. E mandare il buon Crocodile. Tutto tuo, Crocodile. Bravo, abbassa di pure l'attacco. Morso non ci farà assolutamente nulla, mentre noi con Terremoto lo shotteremo. E abbiamo battuto anche Schwarzino. Di qui non c'è più nulla, possiamo andare solamente avanti. Not today. Ecco, abbiamo incontrato Arya. Arya Stark. Non oggi. Contro Zangoose useremo ancora vendetta. Vai, vendetta vera. Perfetto, con d'acciaio. Ottimo. E ancora vendetta. E si sì, abbassa pure la difesa, tanto ormai sei morto, quindi difficilmente potrei fare qualcosa. E ho Oshawott a livello 51. Today didn't happen. Oggi non è successo. Ne sei sicuro? Nel frattempo possiamo andare a sfidare anche l'altra recluta. We are too strong for you to stop us. Siamo troppo forti per te. Non credo. Caro Bill. Ok, Magnemite è un problemino per Oshawott, quindi lo sostituiamo. E mandiamo contro Magnemite, direi Pignit. Lock-on, attenzione, prendi la mira. Prendi la mira, vai, prendi la mira sul lanciafiamme. Ti è piaciuto, Magnemite? Vabbè, prendi ancora la mira, mi raccomando. Mach, sì. Ok,
Cambiamo Pokémon e mandiamo Crocodile. Colui che è deputato ad abbattere tutti i Pokémon di melma velenosi. Guarda, le Garbodor, Mach, Sivipar. Tutti i suoi. Golbat. Ecco, contro Golbat invece manderei... Sapete mandare Oshawott ancora? Però no, mandiamo anche Zanta. Facciamogli prendere un po' di punti. Un po' di punticini, esperienzini. Allora, ritorno. Ma che danno fa ritorno? Non ha senso. Vai, altro ritorno. Mi ricordo che anche Stab per quello fa così tanto danno, eh. Cosa? Gli imbecilli dicono cosa? Allora, super pozione. Super pozione. E si va avanti. Colress himself is going to change the world. Attenzione, viene nominato per la prima volta Colress, che sarebbe Acromio. Ve lo ricordate Acromio? Personaggio appunto di nero e bianco. Credo nero 2, bianco 2 forse. Non mi ricordo se c'era già il nero bianco. Però appunto è un bel personaggino, eh. Andiamo di Pinit contro Magneton. Magnet Bomb non mi fa nulla, perfetto, andiamo di Flame Tower. Thunderbolt mi fa già molto di più, mannaggia lui. Avessi usato due volte Thunderbolt sarei morto, al posto di iniziare con Magnet Bomb. Ok, Lipard, contro Lipard. Ho paura che Pinit sia troppo lento per Lipard, quindi io manderei Oshawott. Ho paura che Lipard possa attaccare prima e ucciderlo. Mentre Oshawott vuole che Lipard attacchi prima per tirargli una bella vendetta. Ecco fatto, e poi un bel geloraggio. Tanto deve ricaricarsi, quindi addio Lipard. Ha cercato di shottarmi Oshawott con geloraggio, eh? Con iperraggio, scusatemi, invece non ce l'ha fatta. Allora, super pozioncina, eccoci qui. Ricarichiamoci. E andiamo verso quello che credo sia Chromio. Manca ancora una recluta però. Don't bother yourself with me. Questo non ci vuole nemmeno sfidare. E dietro di lui c'è Reshiram. E direi di tirare un Seivino qui, per essere sicuri. E andiamo a parlare con Acromio. Oh, qualcuno è venuto davvero a tentare di fermarmi? Il mio nome è Acromio. Sono qui... I'm here on Team Plasma's behalf to capture this Pokémon. Sono qui in nome del Team Plasma per catturare questo Pokémon. Suppongo che tu abbia la stessa idea, che tu abbia avuto la stessa idea. Perché non combattiamo per lui? With my mind controlling device, I'm able to bring out a Pokémon's true strength. Attenzione, true strength anzi. Con il suo dispositivo di controllo mentale è in grado di far emergere il vero potenziale di ogni Pokémon. Non perderò mai contro di te. Sì, Acromio era quello che aveva fissato con tutti gli oggetti tecnologici per il potenziale dei Pokémon e poi veniva giustamente bastonato ogni volta. Galvantula. Ecco, Oshawott non è proprio l'ideale contro Galvantula, manderei Amphizant. Rischiando un attacco di tipo elettrico, me ne rendo conto. E infatti mi è arrivato in faccia. Fanculo. Non pensavo. Allora, mandiamo allora Pinit. Niente, Acromio già mette in chiaro le cose, eh. Andiamo di Flame Tower. Ecco fatto, brucia quel ragno di merda. Brucialo, bravo. Bravo. E poi andiamo di assicurazione. Guarda che sarebbe garanzia, non assicurazione. Ah, Scolipede. Così, dal nulla. Andiamo ancora di Flame Tower allora. Inizia a fare un po' di strategia il nostro Acromio, eh. Switch in, tossina. Guardalo di fiero. Flare Blitz. Vediamo un po' cosa fa Flare Blitz. Attenzione. E fa danno anche da contraccolpo. Però io glielo metto a posto di Crash. Fa un bordello di danni, ragazzi. Fa un bordello di danni davvero. Mien Shao, tipo lotta. Adesso mi sarebbe servito un Pheasant. Adesso mi sarebbe servito un Pheasant, mannaggia loro. Manderò di Vanni. Allora, contro di lui andrei di Leaf Blade. Ah, attenzione, rimbalzo. Devo per forza sostituire un Pokémon e mandare... Mando Pikachu. Perché rimbalzo è di tipo volante, quindi se mi tocca
anche solo se mi sfiora Rivanni con un attacco di tipo volante, volo al bar. Quindi mandiamo Pikachu e andiamo in Thunder Punch. Lo sweep mi ha fatto malissimo, però l'ho paralizzato e si gode. Ecco fatto, Thunder Punch di nuovo. Poi Beartic, tipo ghiaccio. Pinit è tutto tuo. So che sei iperavvelenato, ma ce la puoi fare. Andiamo di Flamethrower. Attenzione Bora, e giustamente fallisce. E un po' si gode. Lui sostituisce di nuovo. Chi manda? Galvantula. Ok, questa volta Galvantula morirà. Semplicemente. Perché si becca il lanciafiamme in faccia. Ok, chi rimandi? Beartic? No, Haxorus. Oshawott, è il tuo momento. It's your time to shine. Contro Haxorus. So che sembra strano mandare Oshawott contro Haxorus, ma è la scelta giusta, credetemi. Gelo raggio. E l'abbiamo congelato! Si gode, ragazzi, si gode! Quanto si gode! Ve l'avevo detto che era la scelta giusta, voi non trastavate il mio Oshawott. E invece, Oshawott, guardate cosa vi combina. Con Caldur, altro tipo lotta. Mannaggia loro, e questi tipo lotta di merda. Andiamo di Rivanni. E dovrebbe essere anche il suo ultimo Pokémon. No, ne ha altri due. Ah no, ancora Beartic, ok. Andiamo di Leaf Blade. Ecco, un Galdur ha molta difesa fisica, eh. Molta difesa fisica. Dobbiamo sperare un brutto colpo, che non arriva. Azz, Stone Edge mi ha distrutto. Pure con un brutto colpo, infamella. A questo punto io manderei Pikachu di nuovo. Tutto tuo, Pikachu. Vai di Electro Ball. Perfetto, ed infine Beartic. Facciamo finire il lavoro a Pinit, che l'aveva iniziato. E andiamo di Flamethrower. Oh, abbiamo completato anche la battaglia finale della regione di Unima contro Acromio. Così forte, sei davvero un allenatore molto forte. Dammi anche soldi, bravo. Ovviamente Oshawott non si può evolvere. Nemmeno Pinit. Non posso crederci che io abbia perso. Ma ti lascerò andare per questa volta. Ma non pensare che sia l'ultima volta che ci vediamo. Tecnicamente Acromio si vede anche in sesta gen, se non sbaglio, no? Forse rincontreremo questo Acromino, eh? Non così in fretta. Era bell'occhio quella recluta. Ecco perché non ci sfidava. Attenzione, arriva l'investigatopo. It is I, Looker of the International Police. Sarà io. Bell'occhio della Polizia Internazionale. E tu sei sotto arresto. Anzi, sei in arresto. Glacial, ti ringrazio per la tua assistenza un'altra volta. Assistenza è un corno, ho fatto tutto io. Assistenza. Ho fatto tutto io. Un altro gruppo di criminali è stato consegnato alla giustizia. È scomparso. l'ha fatto scomparire, l'ha smaterializzato. E sai che oltre a consegnare alla giustizia l'hai proprio disintegrato. A questo punto, ragazzi, torniamo qui. Tanto la... Ah, qua c'è N, tra l'altro. Salve, N. Glacial, grazie per aver fermato il Team Plasma. Mi hai dimostrato che i Pokémon e gli umani possono vivere insieme invece che essere semplicemente padroni e schiavi. Hai visto? Non ci voleva molto. Oh, hello there! E qui abbiamo Alexa. Sei uno dei nativi? Cosa? Ah, no, tu sei... arrivi da Kanto. Ho sentito di quella regione prima. Vorrei davvero visitarla, ma devo tornare a Kalos e sottoporre il mio report e consegnare il mio report. I take it you never been to Kalos before. Scommetto che non sei mai stato tu a Kalos prima. È un posto davvero affascinante, con tantissimo da fare e da vedere. La mia sorella è anche un cano capo palestra lì. Sembri interessato alle palestre. Dovresti venire a visitarla. Sto andando a casa ora. Ti suggerisco di fare lo stesso. Allora, tu hai già parlato un po' troppo per i miei gusti. Fai un attimo silenzio, Alexa. E non interpellare... Non parlare senza essere interpellata. Io volevo solamente andare un attimo a curarmi Pokémon. Perché erano stati un po' messi male. Diciamo, erano stati un po' ridotti male. Dalla battaglia contro Acromio. E poi volevo andare a catturare Reshiram. Scusa, Abbiamo fatto tutta questa strada e poi Reshiram lo lasciamo lì. Ma che è? No. Vieni qua, Reshiramino.
Allora, mandiamo avanti Pikachu. Reshiram è di tipo drago fuoco, mi sembra. Quindi salviamo. E questo è il leggendario più forte che troveremo ad Unima. Iniziamo la battaglia contro Reshiram. Eccolo qua, molto bello esteticamente, Reshiram, molto bello. Bello esteticamente Reshiram. Turbo Blades, attenzione. Andiamo di Nuzzle, iniziamo con il Parrino. Eccolo qua. Ecco, poi si può ragionare di tutte le altre cose. Andiamo di Thunder Punch che non è molto efficace, ma un pochettino di danno alla volta e si tira giù questo Reshiram. Ecco, fatto, altro Thunder Punch. E un altro dovrebbe starci, no, però Pikachu muore con lanciafiamme, assolutamente sì, è normale che muoia. Allora. Io manderei un Phasant per un po' di danno chip di attacco rapido. Ecco qua. Un pochettino di danno e lo mandiamo a vita rossa. Alla faccia però. Ma tu sei matto? Ma che è? Andiamo di Oshawott. Speriamo che lui riesca a tankare qualcosa. Sì, ho davvero detto speriamo che Oshawott riesca a tankare Reshiram. E iniziamo ad andare di Heavy Ball. Vediamo quanto ci farà penare questo Reshiram. O se magari entrerà subito nella ball. No, niente, questo ci farà penare tantissimo. Fusion Flare. Ok. Heavy Ball, anche perché non abbiamo Pokémon adatti per tankarlo effettivamente. Dovremmo sperare che entri nella Pokéball. E si gode! Ed è entrato subito! Troppo forti, ragazzi, troppo forti. Cioè, vi faccio notare che abbiamo passato 30-40 minuti di episodio a catturare i tre fottutissimi cosi dei laghi di Sinnoh. E Reshiram l'abbiamo preso al secondo colpo. Ok. Perfetto, catturato anche Reshiram. Ora salviamo. Ecco fatto. Abbiamo quindi concluso tecnicamente tutto quello che c'era da fare all'Unima. Manca solo un'ultima cosa: abbiamo anche avuto l'invito ufficiale per andare a Kalos. Proprio l'invito Mon ufficiale. Eccoci qui. Curiamoci. Andiamo a dare un'occhiata appunto al nostro Reshiram. Nuovo qua. Extra senso, Drago Pulsar, Flame Thrower e Fusion Flare. Dovrebbe essere la mossa peculiare di Reshiram questa, giusto? Allora, tu sei il numero 643, quindi vieni con me. E vai proprio qui, di fianco al tuo amico Zekrom. Ed ora manca solo Victini, signori. Andiamo a prenderci Victini. Allora, usciamo da questo centro Pokémon. E Victini, vi faccio vedere dov'è. Allora, volate o teletrasportatevi, come volete, fino a Castellia City, che dovrebbe essere questa esattamente. E poi dovrete andare nel deserto. Nel deserto. Qui a nord. E cercarlo qui. Andiamoci. Andiamo a prendere l'ultimo leggendario. Nel frattempo, ragazzi, scrivetemi qual è il vostro leggendario preferito di Unima in generale, non solo di quelli che abbiamo visto in questo video, eh. In generale, qual è il vostro leggendario preferito? Vediamo se è qui da qualche parte. Ah, ora esce Blitzel, non potevo uscire prima, eh. Infamella di un Blitzel, via, fuga. Altro Pokémon selvatico, davvero? Altro Blitzel, si è risentito che ho fatto fuga. Voglio solamente cercare il mio Victini, andate via, grazie. Allora, eccolo lì, vedete? Lì in cima. Qui. Abbiamo quindi Victini, saliamo davanti a lui. E con questo arriveremo a 600 Pokémon catturati. 600 Pokémon catturati, signori. Eccolo qui, Victini. Pokémon della vittoria. Nuzzle. E si inizia con la paralisi. E con un colpo critico, tra l'altro. Poi andiamo a tirarlo giù con Thunder Punch e un altro Nuzzle. Perfetto, vita rossa. Tecnicamente potrei fargli un altro Nuzzle. E io ci provo. No, dai, è morto. Infamella. E niente, resetto e ci rivediamo qui con davanti Victini. E rieccoci qui. Andiamo subito a catturare, anzi a combattere di nuovo contro questo Victini. Peccato, mi sa che ho beccato un roll alto perché non mi sembrava che potesse essere ucciso. O ho beccato un roll basso prima o ho beccato un roll alto dopo. In ogni caso, vaffanculo roll.
Andiamo di Electro Ball. Colpo critico ancora. Va bene. Nuzzle. Guai, si paralizza. Altra Nuzzle. Ecco, io qui tecnicamente dovrei poter fare un'altra Nuzzle senza ucciderlo. Appunto. Ed ora iniziamo a catturarlo. Questo dovrebbe essere tipo fuoco psico, giusto? E comunque le Fastball dovrebbero essere le migliori. È un Pokémon veloce, non è un Pokémon pesante, non è un Pokémon coleottero. Sa soltanto ciò che non è. E quindi tiriamogli le Fastball. Preso al primo colpo, signori. Preso al primo fucking colpo. Pokémon Vittoria. E questa segna anche la nostra vittoria contro la regione di Unima. Abbiamo preso tutti i leggendari. Ora torniamo con volo. Eccoci qui. Ah, una qualsiasi città, non è importante, perché dobbiamo semplicemente andare a curarci Pokémon. Eccoci qui. Dare un'occhiata al nostro Victini. Salve. Ecco qua. Ed è andato al posto giusto, perché questo è il 494. Esattamente dopo Arceus, che è il 493, il primo Pokémon del Pokédex di Unima. E ce l'abbiamo. Abbiamo quindi il nostro bel Victini. Diamogli un'occhiata alle mosse, come sempre. Botte in testa, resistenza, dovrebbe essere questo. Cozzata Zen e incendio. O inferno, incendio forse. O inferno. Va bene, abbiamo preso quindi anche Victini. Piano piano io poi completerò il Living Dex anche di Unima. Vi faccio vedere che nel frattempo il resto del Living Dex è praticamente completo. Sinnoh è completo, non manca niente. Owen è praticamente completo, manca solo un Pokémon che è Wishmoon. Ah, ecco dove era finito Siwaddle! Oddio! Abbiamo ritrovato pure Siwaddle all'ultimo episodio, era andato al posto di Wishmoon. E niente, beh, lo metto qui, lo farò evolvere. Tra l'altro tu hai una menta all'erba, te la prendo subito. Beh, lo farò evolvere in Swadron e questo lo farò evolvere in Divanni. Eccolo dove era! Vabbè, comunque, manca solo Wismur, che molto probabilmente troveremo a Kalos. E poi abbiamo completato anche ovviamente quello di Johto e quello di Kanto, come vi faccio vedere in questo caso. Eccoci qua. E, come da tradizione, ad ogni finale, appunto, di regione, i nostri Pokémon vengono lasciati nel box. Hanno fatto quello che dovevano fare. Hanno completato la regione di Unima. Ecco qua. Poi gli prendo gli strumentini. Così. No, a lui i Black Grassi se li lascio perché sono suoi. Non glieli prendo. Ecco qui. E tengo solamente Pikachu, che è l'unico Pokémon che ci portiamo da una regione all'altra. Fin dall'inizio. Questo è il Pikachu a livello 5, mi sembra, che abbiamo preso nell'episodio 1. È sempre lui. E Unfezant solamente per volo. Ma non userò più, infatti, li porto via anche l'amuleto, il moneta amuleto. Lo tengo solo per la comodità di avere volo. Quindi, detto ciò, nel prossimo episodio andremo nella regione di Kalos e inizieremo la regione di Kalos. Quindi non perdetevelo, arriverà come sempre domani alle 11 su questo canale. Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Pokémon Fire Rush della regione di Unima, come è stata trasposta e se vi piace appunto la quinta generazione di Pokémon. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, oltre che condividere, scusatemi, questo video con tutti i vostri amici che potrebbero essere interessati in un videogioco di questo tipo. Da Glacial Sphere, quindi è tutto. E anche da Unima è tutto. Al prossimo video.